A quali altezze dovremmo aspirare? La verità è una e eterna. Realizza l'unione con essa nel tuo sé immortale, nel profondo del tuo essere. Il seguente commento è basato sugli insegnamenti di Paramahansa Yogananda. Il passo di questa settimana è tratto dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 5. Poiché io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. La più facile spiegazione di queste parole è che fossero state dette come una critica a scribi e farisei, poiché spesso Gesù veniva attaccato verbalmente da loro e rispondeva loro a tono, affrontandoli senza alcun timore. Tuttavia, non avrebbe rappresentato una grande sfida per i discepoli che aspiravano alla perfezione spirituale dire loro: non siate come coloro che sono privi di una simile aspirazione. Pochi versi dopo, Gesù dice infatti: siate voi dunque perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Quello a cui Gesù si riferiva, quindi, era l'atteggiamento di falsa perfezione e superiorità dei sacerdoti. Era come se volesse dire ai discepoli: non cercate la perfezione nell'immagine che offrite agli altri. Non accontentatevi di una bontà generata da semplici definizioni dell'ego. La virtù più elevata è trascendere il pensiero stesso del virtù personale, nella realizzazione che Dio è il solo autore di ogni azione. Di fronte a questa realizzazione, persino il pensiero «io sono gentile» oppure «io sono veritiero» limita la nostra coscienza. Come afferma la Bhagavad Gita nel capitolo 7, eppure è raro trovare il saggio Mahatma, l'uomo che dice tutto è Vasudev. Così, attraverso la Sacra Scrittura, Dio ha parlato all'umanità. Buona domenica di nuovo a tutti. Allora, il tema di oggi, a quale altezze dobbiamo aspirare, è un tema molto importante per la nostra vita spirituale. È anche un tema molto sia quotidiano di ogni momento che un tema che pervade tutta la nostra vita spirituale. Perché non è sempre facile mantenere la stessa dedizione, lo stesso focus, la stessa consapevolezza anche il potere di ricordarci dove vogliamo arrivare. E, visto che questa è ancora la settimana del Moksha di Swami Kriyananda, anche del momento quando lui ha lasciato il corpo, e anche visto che per me personalmente è stato l'esempio più grande, più chiaro, più potente che ho mai incontrato proprio di questo tema, a quali altezze dobbiamo aspirare. Pensavo di parlare di Swami oggi. È interessante perché qualche giorno fa ho parlato con un amico molto caro. È un amico che anche era molto vicino a Swami.
E durante la conversazione questo amico ha detto a un certo punto: sai, Swami era un grande santo e poteva portare persone a Dio, ma noi non possiamo farlo, però cosa possiamo fare? Come possiamo servire? E da un lato era giusto, perché ovvio, io conosco me stesso e so che assolutamente fra me e Swami, fra me e tante persone che vivono ad Ananda, c'è una grande differenza. Però dall'altro lato non ho detto niente, ma ho pensato, per me questo modo di pensare non aiuta, perché so che io non posso fare tanto, ma so anche come Swami stesso spesso diceva, quando pensava che non poteva fare qualcosa, diceva: sì, io non posso farlo, ma Dio può farlo. E è la stessa cosa per noi. Noi forse non possiamo farlo, però se ci apriamo veramente a Dio, se cerchiamo veramente essere canali aperti, Dio può fare attraverso di noi quello che deve fare e può darci la forza di fare quello che dobbiamo fare. Il moksha di Swami è stato un momento molto molto speciale, un momento di grandi benedizioni, e avete sentito tanto in questi giorni. Però visto che la vita di un santo in qualche modo è come un mandala, ci sono tanti diversi pezzettini, e se uno si focalizza su ogni pezzettino è bello in se stesso, però anche è bello vedere tutto il mandala, perché tutti i pezzettini insieme creano la bellezza. E poi alcuni pezzettini sono più vicino al centro, altri sono più lontano dal centro, ma ogni pezzo del mandala è sempre collegato, sempre indirizzato verso il centro. Così volevo dare una visione della moksha di Swami da qualcuno che l'ha conosciuto, ma non così vicino come l'hanno conosciuto alcuni di cui avete sentito in questi giorni. E mi ricordo che pochi giorni dopo la moksha di Swami sono andato nella sua casa, qui ad Assisi, dove ha lasciato il corpo, per meditare. E mi hanno colpito due cose. Una era il potere che si sentiva dentro. Perché mi ricordo che letteralmente nel momento che ho oltrepassato la soglia della sua casa, proprio sentivi che stavi entrando in una presenza divina, proprio in un senso di grande libertà, un senso di grande, grande calma, proprio un oceano senza fine. E l'altra cosa che mi ha colpito è che a un certo punto, chi di voi è stato a casa di Swami sapete che vicino alla poltrona che lui usava aveva sempre questo piccolo tavolino dove c'erano i libri che leggeva, e c'erano 3-4 libri in quel piccolo mucchio di libri, e l'ultimo libro che leggeva era un libro di P.G. Wodehouse, che era un scrittore comico in inglese che Swami amava leggere, anche amava condividere con gli altri. Ma quello che mi aveva colpito è che avevo guardato, ho visto quel mucchio di libri e volevo vedere cos'altro Swami ha letto. Così ho spostato un libro, ho spostato un altro libro, ho spostato un terzo libro, e ho trovato un libro in quel mucchio che si chiamava Graceful Exits, le uscite graziose o le uscite di grazia, che era un libro scritto con diverse storie dei diversi santi e maestri degli ultimi 100 anni più o meno, e raccontava la storia dei loro ultimi giorni, come hanno salutato tutti gli amici, come hanno salutato tutti i discepoli, come hanno concluso la loro vita, la loro missione, e poi si sono uniti con l'infinito.
E quello che mi ha colpito è che la persona che ha regalato questo libro a Swami aveva scritto una piccola nota, dedica. E la dedica diceva: Signore, penso che vi piacerà tanto questo libro, ma non prendere nessuna idea da questo libro. In inglese sì, don't get any ideas. Ed è interessante che Swami stava leggendo quel libro, sembra negli ultimi giorni della sua vita. E quello che veramente mi ha colpito, che penso che tutti o quasi tutti che siete con noi in questo momento avete sentito l'ultimo discorso di Swami, che è stato 3 settimane per Pasqua, 3 settimane prima che lui lasciasse il corpo. E mi ricordo che quel giorno arrivavo al Tempio per il discorso e diciamo che essere in ritardo è un'abitudine che non raccomanderei a nessuno, però è un'abitudine che in quel momento era una benedizione, perché io ero in un ufficio qui vicino, stavo lavorando e avevo tanto da fare perché era una settimana di Pasqua molto, molto grande, e ero in ritardo e stavo correndo e sono entrato nel Tempio. Quando ho lasciato le scarpe, Swami è entrato nel Tempio. Così proprio quando sono uscito da dove sono le scarpe, Swami entrava dentro. E mi ricordo che la prima cosa che ho visto era il suo corpo, che era molto debole. Proprio aveva Swami Ananda un lato e Shurjo, uno dei suoi assistenti personali, dall'altro lato, che praticamente lo sorreggevano, lo portavano. E mi ricordo che il primo pensiero che ho avuto era un pensiero di mi faceva pena vederlo così, perché sapeva quanto ha dato, sapevo quanto, anche quanto era pronto a lasciare andare questa vita terrena e veramente immergersi completamente nell'infinito. E sentivo questa, c'era un momento dove sentivo la pena, e poi l'ho guardato e lui mi ha guardato mentre camminava, e all'improvviso ho sentito chi era Swami, o almeno un assaggio di chi era Swami. Proprio ho sentito questa coscienza che si espandeva in tutte le direzioni, e mi ricordo che mentalmente cercavo di arrivare alla fine, cercavo a vedere dove finisce questa coscienza, e non riuscivo a sentire una fine. E quel discorso, per chi di voi se lo ricorda, chi è stato qui o anche chi lo ha guardato a casa, penso che è facile sentire il potere divino che ha passato attraverso. E infatti mi ricordo che durante il discorso, a un certo punto, si sentiva così tanta gioia, così tanta beatitudine, così tanta presenza divina, che non c'era, credo, neanche una persona che non ha pianto. Perché era semplicemente troppo. Io mi ricordo che sentivi tutta questa benedizione, era così tanto che non riuscivi a contenerlo. E per me un pensiero che continuava a ritornare era: qualcosa molto importante sta per succedere. E quello che credevo che era importante che stava per succedere era il lancio del film Vivere la felicità, Finding Happiness. Ed è interessante perché credo che per me quel momento è veramente il momento più vivo, più vibrante, che mi rimane proprio come un esempio a quali altezze vogliamo aspirare. Perché si sentiva in quel momento, si sentiva che Swami non c'era. Soprattutto, mi ricordo quando ero qui, Swami non c'era, c'era solo il maestro.
c'era solo la Madre Divina. Swami sembrava solo un piccolo guscio, una piccola cornice. E credo che, come San Paolo ha detto, chi di voi forse lo conosce, in una delle sue ultime lettere, prima della sua esecuzione, aveva detto: ho combattuto una buona battaglia, ho finito la corsa, ho mantenuto la fede. E credo che Swami avrebbe detto la stessa cosa. E mi ricordo che in quel momento, perché forse chi ha ascoltato il discorso di Kirtani l'altro giorno, per proprio il giorno di Moksha di Swami, ha parlato tanto del film Vivere la felicità, Finding Happiness, e ha raccontato la storia anche di come in qualche modo era un modo a presentare a Swami, a farlo vedere tutto quello che aveva fatto. Ma il contesto più grande che non ha raccontato è che quella settimana era anche la settimana proprio del lancio mondiale di questo film. E era uno dei doveva essere uno dei eventi più grandi nella storia di Ananda, ed è, alla fine è arrivato, è stato il momento più grande nella storia di Ananda fino a quel momento. E la cosa che è stato interessante osservare quegli ultimi giorni, perché io mi ricordo che proprio il giorno prima stavo parlando con Naya Swami Uma, e credo che è stato dopo la tisana che hanno fatto con Swami, quella ultima tisana, e mi ricordo che l'ho incontrata nella sala da pranzo. Scusate. Mi ricordo che avevo incontrato Naya Swami Uma nella sala da pranzo, e a un certo punto l'avevo chiesto: come sta Swami? E lei, dopo un momento di silenzio, ha detto: credo che la cosa migliore in questo momento è di pregare che sia fatta la volontà di Dio, che sia fatta la volontà del Maestro. E mi ricordo il giorno stesso del Moksha di Swami. In quel momento io avevo il servizio che stavo facendo, era coordinare la scheda dei servizi, cioè chi era in cucina, chi era in pulizia dei piatti, chi era in housekeeping, tutte queste tipi di cose. E come avevo detto, quella settimana doveva essere il lancio di Finding Happiness, così era veramente una delle settimane più grandi che abbiamo mai fatto. E in qualche modo Swami e la Madre Divina hanno preparato questa bellissima festa. E poi, letteralmente il giorno prima dell'inizio della festa, Swami ha lasciato il corpo. E mi ricordo quella mattina, visto che io dovevo fare la scheda, uno dei giorni più importanti di concludere la scheda è proprio la domenica mattina, così non ero nel tempio sopra a meditare, ma ero nella piccola stanzetta sotto, perché dovevo uscire prima, e sono arrivato prima per poter meditare. E mi ricordo che durante la meditazione, per qualche ragione, non riuscivo a meditare fino alle 8 del mattino. Proprio era, mi ricordo che dovevo alzarmi alle 8, ma fino a quel punto c'era qualcosa che non riuscivo a entrare dentro. E proprio in quel momento, all'improvviso, proprio ho sentito questa grande, grande calma, grande pace, grande benedizione. E sono rimasto per un po' di più.
E poi sono uscito e sono andato nell'ufficio. E quando sono entrato nell'ufficio ho visto Jayadev, che era già dentro e stava scrivendo una mail. E appena sono entrato ha detto, Swami non sta bene, dobbiamo pregare per lui. E mi ricordo che la cosa che ho fatto subito, mi sono seduto sulla scrivania che usavo, ho cominciato a pregare. E ho pregato e mi ricordo che mandavo tanta luce e a un certo punto pregavo al maestro e dicevo, non puoi prenderlo. Ripetevo queste parole, non puoi prenderlo, non siamo pronti, non puoi prenderlo, non siamo pronti. E a un certo punto mi sono ricordato del giorno prima, delle parole di Uma. E a quel punto ho cambiato la preghiera. E ho detto, se è il momento, devi fare quello che è la cosa giusta. E mi ricordo che pensavo questa cosa perché Swami è stato vicino a lasciare il corpo tante volte. E abbiamo sentito tante storie di quanto era vicino, quanto era facile per lui lasciare il corpo diverse volte. Ma non era mai successo. E c'era questa lettura di un grande saggio antico di India che aveva predetto che Swami avrebbe vissuto fino a 91 anni. Così più o meno tutti abbiamo pensato, ok, ci sono altri anni. Ma mi ricordo che anche se questa cosa mi ricordava, ritornava nella mente, pensavo, no, questa volta c'è qualcosa di diverso. E pochi minuti dopo Swami Arjuna è entrato nell'ufficio. E ha detto Swamiji, e se n'è andato. E mi ricordo che in quel momento tutte le cose che dovevo fare, tutta la scheda che sapevo che adesso all'improvviso diventerà fra la scheda più grande che avevo mai fatto, a una scheda quasi doppio della grandezza, perché ovviamente sapevo che tutti verranno a vedere Swami. Ma in quel momento non era importante. E mi ricordo che sia Jared sia io ci siamo fermati, abbiamo pregato per Swami e poi io avevo chiamato Mahia, lui aveva chiamato sicuramente Sahaja. E poi siamo usciti e abbiamo detto, ok, cosa dobbiamo fare? Sapevamo che volevano portare il corpo di Swami nel tempio. Infatti il corpo di Swami era una settimana, era esattamente dove io sono adesso. E mi ricordo che abbiamo detto, ok, per il suo corpo abbiamo bisogno di un letto, di un qualcosa. E mi ricordo che già io, senza pensare, senza niente, siamo andati nel rifugio, siamo entrati nella prima stanza che c'era, abbiamo preso un letto, l'abbiamo portato nel tempio. E poi abbiamo trovato diversi sari, diverse cose proprio per renderlo veramente bello, veramente degno di un saluto. Di un saluto, ma di un arrivederci. E i grandi santi, in verità, veramente sono esempi di cosa vogliamo, come vogliamo vivere la nostra vita per arrivare a quel punto, per arrivare a lasciare il corpo in libertà completa. E mi ricordo che in quei giorni, che sono stati forse dei giorni, sicuramente dei giorni più benedetti della mia vita, ma anche dei giorni più intensi della mia vita, perché c'era così tanto servizio, così tanta attività. Avevamo, credo, 350 o 400, forse più persone, e tante persone che sono passate. Erano giorni di attività molto intensa. Ma ogni momento che era libero, che non erano tanti, eravamo nel tempio a meditare con il corpo di Swami. E si sentiva questa
proprio la libertà, era come una onda di benedizioni, di potere, di libertà che si espandeva. E una cosa che ho pensato in quei giorni, ho detto, ma Swami quando raccontava della sua vita, quando ha iniziato il sentiero spirituale, no, diceva che era troppo intellettuale, che aveva dei dubbi, che c'erano tutte queste cose che raccontava. E alla fine ha lasciato il corpo in libertà. E quello che l'aveva portato a quel momento era il fatto che ogni momento della sua vita, ogni momento di ogni giornata, ha cercato di ricordarsi a cosa sta aspirando. Stava cercando di sempre dirigere la sua mente e il suo cuore verso la parte più alta e non accontentarsi mai di qualsiasi cosa di meno. E mi ricordo un'amica un giorno mi ha raccontato che negli primi anni di Ananda stava parlando con Swami e a un certo punto ha detto: si fermate tu Swami, perché ho questo grande desiderio di sempre essere vicino a te? E Swami si è fermato e ha detto: perché ti aiuta a sentire la gioia del tuo stesso sé. E questo è il grande potere che i santi hanno, che proprio vivono nella presenza divina. Non è che sono inumani, perché Swami assolutamente era la persona più assolutamente più deliziosa che io ho mai conosciuto, e anche se non l'ho conosciuto da così vicino come altri. E ogni persona che lo incontrava sentiva che era il suo amico migliore, ma lo sentiva proprio per questa ragione, perché Swami era nella presenza divina e vedeva questa presenza divina negli altri e la portava fuori dagli altri. Quando eri intorno a Swami era molto più facile a sentire chi sei veramente, era molto più facile sentire questa presenza dentro di noi. E la cosa che Swami ha sempre raccontato, se guardate gli ultimi discorsi di Swami negli ultimi qualche anno, qualsiasi era l'occasione, qualsiasi era il tema, qualsiasi era il luogo, a un certo punto arrivava la stessa storia. A 22 anni ho letto l'autobiografia di uno yogi. Ho preso il prossimo pullman, attraversato tutta l'America e sono diventato discepolo di Yogananda. Qualsiasi cosa che parlava ritornava sempre a quella storia. E credo che il suo messaggio era quello che voleva dire, che tutto il resto della sua vita è stata una conseguenza naturale di quel momento. Perché in quel momento aveva dedicato la sua vita a Dio, aveva dedicato la sua vita a servire Dio attraverso il suo maestro. E tutto il resto che ha fatto, tutti i libri, tutti i discorsi, tutte le lezioni, tutte le comunità, i film, le commedie che ha scritto, tutto quello che ha fatto era una conseguenza di quel momento. E la cosa importante per noi capire è che è una cosa interiore, non è una cosa esteriore. Mi ricordo che un giorno parlando con Narayani, credo che era l'assistente personale di Swami negli ultimi anni della sua vita, e credo che era prima che Swami lasciasse il corpo, Narayani aveva detto: sai, Swami sta cercando di insegnarci tutti che la sintonia è una cosa interiore, la sintonia con Dio, la sintonia con il Maestro. E ha detto in tutti quegli anni che è stato con Swami, che è stata con lui praticamente 24 ore su 24, ha detto: mi ha dato un consiglio diretto forse due volte.
tutto il resto mi aiutava a sintonizzarmi interiormente. E per me la cosa interessante è che in verità, anche se ho avuto alcuni momenti insieme con Swami e hanno trasformato completamente la mia vita, le esperienze più profonde erano quelle dove non c'era un contatto esteriore, dove non c'era un contatto così vicino. E mi ricordo, infatti è interessante perché ho ricevuto la benedizione, il tocco del Swami 4 volte nei 4 anni che l'ho conosciuto. E mi ricordo 2 cose in particolare di queste benedizioni che rimangono sempre con me. Una, che era sempre la cosa, che era una benedizione super straveloce. No, non c'è un ministro, un leader in Ananda che fa benedizioni così come le faceva Swami, perché era letteralmente tocco, fatto. E io mi ricordo che, essendo nuovo, essendo giovane, essendo anche super timido intorno a Swami, ogni volta Swami mi dava la benedizione, finiva e io pensavo, ma non sono neanche riuscito ad arrivare all'occhio spirituale, niente. Ed è interessante perché non ho sentito tanto nel momento, perché ero troppo intimorito. Ma ogni volta, dopo ognuna di queste 4, mi ricordo che la mia vita, la mia coscienza era trasformata completamente dopo, che non potevo neanche riconoscere chi era la persona prima. E mi ricordo la prima in particolare, era buffa perché forse era la prima o la seconda, non importa. Avevo scritto a Swami per un nome spirituale e quando ho ricevuto il nome spirituale Swami mi ha scritto e ha detto, guarda, uno di questi giorni, perché Swami era qui, fermami o prima o dopo un discorso e ti darò la benedizione per questo, per il tuo nuovo nome. Così un giorno dopo il discorso, durante il discorso è stato bellissimo, però dopo in qualche modo mi sono preparato, ho raccolto tutto il coraggio per andare da Swami e chiedere per questa benedizione. E Swami stava uscendo dal tempio e proprio davanti al tempio vado da Swami, ovviamente circondato da una folla di persone. Swami aveva detto che mi darai la benedizione per il nuovo nome. La sua risposta, potete immaginare chi mi conosce qual è stata. Cosa? Non mi ha sentito, ovviamente. Così ho ripetuto un'altra volta. Cosa? Ho ripetuto una terza volta. E la terza volta si è girato a Miriam, che è la sua infermiera, e ha detto, cosa ha detto? E Miriam ha detto in modo molto chiaro, molto forte, Swami, hai detto che le darai la benedizione per il suo nuovo nome. Ah, ok. Fatto. E era, di nuovo, era uno di quei momenti che ho detto, ma non sono riuscito a prepararmi. Però è incredibile quanto un santo vive sempre in quella presenza. Non ha bisogno di distinguere fra quello che è la parte più alta e la parte umana, perché fanno parte. È anche un esempio sia nella vita di Swami sia nella vita del maestro, che erano, da un lato, se cercavi di sentire dentro sentivi questa presenza enorme, dall'altro lato se guardavi fuori avevano una personalità deliziosa ma sempre particolare. Ed è, in qualche modo è stata una confusione a volte, cercare di capire come è possibile che queste 2 cose vivano insieme. Ma è anche una cosa per noi importante, imparare a vivere in quella presenza dentro, ma non diventare meno umani, nel senso non diventare rigidi, non diventare artificiali, ma cercare di esprimere questa presenza in tutto quello che facciamo. La cosa, adesso ho perso il pensiero, ma forse per me uno dei momenti più importanti, e chi mi conosce sicuramente avete sentito questa storia prima, uno dei momenti più importanti nel mio rapporto con il maestro,
ma anche nel mio rapporto con Swami, anche nel mio rapporto con Dio. È stato, credo che è stata Pasqua, forse 2010, 2011, non mi ricordo esattamente, ma è stata una di quelle giornate molto piene, molto lunghe, molto impegnate. Ero in cucina con il team che doveva preparare un pasto, un banchetto per 250 persone più o meno, e Swami era qui e doveva venire per il pranzo. Così siamo stati in cucina dalle 6:30 del mattino fino alle 3:30 del pomeriggio. Proprio una cosa lunga, è stato bellissimo, abbiamo cantato, abbiamo servito in modo molto gioioso, ma anche molto intenso per servire tutte queste persone. Alla fine del pasto ero nella sala da pranzo, ero in piedi, stavo in piedi dietro al tavolo dove si serve il cibo. E per chi conosce la sala da pranzo, sapete che quel tavolo proprio guarda tutta la sala, ovviamente. E Swami, quando veniva per il pranzo, spesso si sedeva in un tavolo che era proprio a sinistra dal tavolo di servizio, dove il cibo veniva servito. E in quel momento mi ricordo che già il pranzo era finito e abbiamo corso tanto. E mi ricordo che ero così stanco, ero lì dietro il tavolo e pensavo, wow. E mi ricordo che a un certo punto ho guardato Swami e pensavo, ma che peccato, sono qui con questo grande santo, con questa grande anima. Grazie. E ero così stanco che non sentivo niente. E mentre pensavo questa cosa, ho guardato Swami e ho iniziato a pregare. E ho pregato al Maestro, ho detto, Maestro, aiutami a sentire la tua presenza attraverso Swami. E poi ho pregato a Swami, Swami, aiutami a sentire la presenza del Maestro attraverso di te. E mentre lo guardavo e pregavo, c'erano tante persone che passavano. La sala da pranzo era veramente pieno. A un certo punto, e tanti ovviamente venivano al tavolo di Swami per salutarlo. A un certo punto Swami si ferma e si gira e mi guarda dritto, proprio all'improvviso. E mi ricordo quando mi ha guardato, ho pensato, oh no, mi ha scoperto. E in quel momento la mia risposta naturale era di salutarlo con un prona. E Swami ha fatto la stessa cosa. Ha fatto un sorriso e mi ha salutato con un prona. E mi ricordo che in quel momento, quando l'ha fatto, c'era come una onda enorme, era come un tsunami di una forza divina, di amore, che mi ha travolto, non so se si dice così. Proprio ho sentito che era così forte che non potevo muovermi. E sono rimasto lì per alcuni momenti, perché proprio mi ha radicato nel posto. E poi col tempo ho continuato, ho fatto altre cose. E solo tanto tempo dopo mi sono ricordato, ho detto, ah, ma Swami aveva risposto, il Maestro aveva risposto alla mia preghiera. E quello che vorrei finire con questa affermazione che Swami ha scelto per oggi, l'umiltà, è l'affermazione perfetta. Soprattutto è interessante che Swami ha detto, dobbiamo cercare di non identificarci con le nostre debolezze, ma sentire che è il potere di Dio che agisce attraverso di noi. Però dopo ha detto, can you pass it to me? Okay. Non definirti mai peccatore, debole, incompetente o pigro.
a meno che questa affermazione non ti aiuti ad arrenderti gioiosamente al potere di Dio. Vivi quindi con quel potere. E quello che vorrei concludere proprio di con quell'affermazione, quel anche incarico dal Maestro, da Swami, che vogliamo ricordarci sempre da dove viene il potere. Come il Maestro ha detto una volta a Rajashi, il suo discepolo più avanzato, Rajashi, ricordati, non ti dimenticare mai da dove viene il tuo potere. E lui ha detto, lo so Maestro, so che viene da te. Ma vogliamo vivere in quel potere, veramente cercare di manifestare la presenza divina nella nostra vita, in questo mondo, soprattutto adesso, quando c'è tanto bisogno. Perché così alla fine arriveremo al punto di poter dire con San Paolo, con Swami, con il Maestro, ho combattuto la buona battaglia, ho vinto la corsa, ho mantenuto la fede.